Ce l'abbiamo fatta. Tanto grazie per essere presenti. Mi spiace per l'inconveniente che sicuramente domani cercherò di chiarire perché non è normale che si organizzi un evento qua a Palazzo Regione e non c'è neanche un minimo di organizzazione nonostante sapessero tutto e tutti, ovvero delle organizzazioni di questo evento. Quindi vi chiedo scusa, ma chiarisco subito che questo evento è voluto o comunque immaginato da molto tempo da un cittadino di Rho, Matteo Truppi, che ringrazio, che è un cittadino come voi, che purtroppo stasera non è presente, però come voi è curioso e anzi ha fatto per tanto tempo delle ricerche, comunque semplicemente mi ha messo insieme di informazioni, a tal punto che a più volte confrontandomi con lui siamo arrivati appunto poi a disturbare il professor Pietrorato perché poi certe ricerche non c'è niente da fare. L'unione di determinati puntini non lo fa mai nessuno. Proprio perché dall'input della mappa del potere che fece Casaleggio, cioè tracciare esattamente gli interessi economici e non solo comunque i rapporti di eventuali conflitti di interesse, non solo dal punto di vista economico. Quindi proprio per questo input che era diffusa già dal 2010 circa, questa mappa del potere che diede l'input, l'intuizione più che altro di appunto questo lavoro da fare di noi di puntini, poi si è evoluta nel tempo e quindi identificando anche personaggi che spero che dopo riesca a fare un passaggio il professore, come Giancarlo Elia Valori, uno dei peggiori massoni italiani, da una rete di interessi spaventosa che vi consiglio di andare a verificare. E quindi tanto per dirvi perché questo evento, come dicevo all'inizio. Intanto perché appena sono stato eletto ho presentato un progetto di legge di quattro articoletti, solo che era molto preciso. Chiedeva di far dichiarare, era un progetto di legge sulla trasparenza, di far dichiarare obbligatoriamente per politici fino ai dipendenti di regione l'appartenenza ad organizzazioni, fondazioni o associazioni di qualsiasi natura, ambientale, religioso, di qualsiasi natura. Perché purtroppo i club service come Club Canova, Rotary, Lions, Key Vines, andate a vedere, Rotary, Lions fondati da un massone, cioè il vero problema è che molti di voi, visto anche il titolo, per questo evento sono già affini o comunque interessati e conoscono la materia. Il problema è che, come dicevo, il progetto di legge che ho presentato, chiaramente l'hanno bocciato, perché guai a far dichiarare l'appartenenza a politici, appunto, che magari sono iscritti anche come la consigliera Mazzali Barbara. La consigliera Mazzali Barbara è una consigliera di Fratelli d'Italia, andate a vedere, fa le commissioni sanità o dove partecipa con dietro il suo grembiulino, con i guanti. Lei si chiama Insonno, perché è un termine apposta, e fa appunto le commissioni senza neanche tanto pudore, con dietro la schiena questo 70% dove sono incorniciati appunto guanti, grembiulino, c'è un senso di spudoratezza veramente spaventoso. L'altra cosa che volevo dirvi è che questo progetto di legge è stato supportato dalla Alessandra Dolci, il capo della DDA di Milano, che figuratevi se io ho un rapporto personale diretto o confidenziale. Quando è venuta in audizione per questo progetto di legge, che io non pensavo neanche, io gli ho scritto, a prescindere, ho detto magari viene, è venuta, ha fatto 3 quarti d'ora di audizione e ha detto guai a non farlo, servirebbero. Anzi, addirittura un po' più potenziarlo questo progetto di legge sulla trasparenza. Venne anche da Vigo, dove 1 ora e mezza di audizione, metà ne parlò solo di massoneria. E figurate se io questa gente ho imbeccato o solo dato suggerimenti di che argomenti trattare, perché l'audito viene e dice quello che vuole, poi personaggi così. Quindi per dirvi, al di là del fatto che 4 anni fa, quando sono stato eletto, ho cercato subito di concentrare la lotta politica o comunque l'attività che caratterizzava lo stare qua dentro. Un altro esempio è stato scovare, trovare che a questi banchi, un po', forse sento un po' di vergogna, a questi banchi hanno fatto eventi in questa legislatura persone collegate all''ndrangheta, dichiarato dalla Boccassini, dalla Chiesa, il figlio tramite Cross, una relazione di 50, di
900 pagine pagata 25.000 euro da Polis, da Regione, che dichiarava di nuovo, quindi non solo una notizia vecchia, ma che comunque la persona che era ospite qua tra i relatori e organizzatore è proprio collegata a un'andrina storica dei tempi di Valanzasca. Il problema qual è? Che io anche queste cose le ho dette in aula in Consiglio regionale, che qua almeno uno, e non è uscita una riga sui giornali chiaramente, ma soprattutto ragionavamo prima con il relatore, che adesso passo subito la parola, che ringrazio. Il problema è che concettualmente alla fine uno pensa, ma forse allora me lo lasciano fare, perché anche degli argomenti che tratteremo, immagino, tra poco, ce lo lasciano fare, ce lo lasciano dire, ma perché pesano le conseguenze. Cioè tu l'impatto che hai di quello che dici o denunci o sollevi, tipo le cose gravi che ho detto io poco fa, secondo voi domani succede qualche scandalo, esce qualcosa, qualcuno mi viene a chiedere conto di quello che ho detto? È un evento pubblico, c'è lo streaming. Cioè, o io sono pazzo e non ho paura, oppure, come vi sto dicendo, purtroppo c'è questo effetto che fin quando saremo in pochi, e che quello è la fine su quel discorso, fino a quando saremo in pochi a interessarci di questi argomenti, purtroppo si rimarrà sempre qui. Però, allo stesso tempo, e chiudo, scusate la lunghezza, la cosa importante che di fare e partecipare a questi eventi è che, quantomeno rispetto al silente complice, quantomeno c'è qualcuno che lo dice chiaramente, che tira fuori cose che nessuno dice, figuriamoci in televisione. Però continuare a essere almeno una controvoce rispetto al coro, che sapete benissimo che è ben lontano dal gualdarsi, e no, questo ve la devo dire, volevo chiudere, ma i nominati del Consiglio regionale, un'altra cosa, stavo per dimenticare. Gli ordini professionali, avvocati, commercialisti, i peggiori d'Italia, proprio i peggiori, la causa del male italiano, secondo me. Perché parlo di ordini professionali? Perché tramite le nomine politiche, quindi fatte scrivendo a mano in Consiglio regionale, la persona scelta politicamente, quindi a discrezione di una volontà precisa di qualcuno, che non si sa mai chi. Cosa è successo? Mi trovo un elenco in Commissione Seconda Affari Istituzionali, un elenco di persone candidati, cioè ai consiglieri arriva un elenco che noi poi a mano compiliamo, perché solo quell'elenco da dove possiamo attingere e scrivere su un fogliettino in aula da mettere nell'urnetta, che il Presidente poi dice: il Consiglio regionale ha nominato questo, quello per la Corte dei Conti. Il Consiglio regionale fa varie nomine di varie organizzazioni, organismi che fanno parte di Regione anche, non solo. Comunque, il punto qual è? Che ho trovato anche qui, detto in aula, fatto interrogazione, l'ho denunciato, dichiarato più volte, quasi praticamente almeno una decina di volte, perché ogni volta che c'è una nomina lo tiro fuori e lo ricordo. Adesso capite perché prima me lo sono presa con gli ordini professionali. Ho trovato uno arrestato per una truffa di 130 milioni di euro. Insomma, mi sembra normale. Io l'ho denunciato, l'ho detto, l'ho dichiarato più volte. La conseguenza, a parte farmi un po' un lavoro di mesi nel modificare la norma per alzare un po' l'asticella, riuscire a fare in modo magari di intercettarli prima o comunque di fare in modo di tenerli fuori, sti bravissimi ragazzi, no? E quindi ho scritto anche all'Ordine dei Commercialisti, gli ho detto: ma voi lo sapevate che questo qua è così, così, così? Ah no, grazie che ce l'hai detto, non lo sapevamo. Poi c'è tutto un mondo, tutto un discorso da aprire del perché le procure non funzionano, che sarebbero secondo me come gli uffici tecnici comunali da radere al suolo domani mattina, tutte quante, tutte, e rifatte. Perché se una procura non comunica a un professionista di quel tipo e l'ordine addirittura mi risponde su PEC che ho fatto bene io a segnalarglielo, praticamente, cioè, capite che c'è qualcosa di profondo che non va, o di disinteresse che chiaramente parte dai cittadini, ma comunque se appunto, no? Se i cittadini se ne fregano, figuriamoci chi purtroppo sta un po' più in alto, purtroppo poi ovvio. Quindi, tanto per dirvi quest'altro esempio, che purtroppo alla fine della fiera, se ognuno di voi dopo questo evento non va a casa, non fa qualcosa in concreto, si informa, porta avanti anche una propria ricerca, va bene, o addirittura contatta il professore, anche la giornalista, non dico me o anche me, come volete, ma qualcuno di cui vi fidate o potete portare avanti un certo tipo di approfondimento e quindi dare le gambe alle parole, perché se poi vi abbiamo intrattenuto, abbiamo fatto un bel evento e poi chi si è visto, e allora
Mi verrebbe da dire, loro cosa fanno a fare gli eventi, io cosa ci sto a fare qua dentro? A prendere lo stipendio, tagliarmelo, fare il compitino, l'interrogazione Cina, cosa ci sto a fare qua dentro? Quindi la cosa brutta è che purtroppo il Movimento 5 Stelle, che io definisco ormai il Movimento 5 Zerbini, purtroppo, che lo dico con le lacrime al cuore, ovvio, mica sono contento, però è evidente che ha talmente perso così tanto la bussola, che non è normale che... Adesso vorrei trovare anche altre persone che facesse quello che faccio io, ma non voglio autoincensarmi. E per dirvi, voi dovreste pretendere che tutti gli eletti facessero così o molto meglio. E quindi la risposta ce l'avete voi, se perché chi è addetto ai lavori, partendo da chiunque sia, anche da un semplice carabiniere, fino chiaramente al politico, che è quello che poi votate voi. Se non fa il suo dovere, il perché è preciso, ha un nome e cognome responsabile. Quindi, scusate la lunghezza, ringrazio ancora la giornalista Silenzi e il professor Piero Torrato per l'occasione e passo la parola per la moderazione. Grazie. Grazie, grazie, buonasera, benvenuti. Grazie a Luigi, perché naturalmente queste parole sono sempre molto importanti. Sappiamo molto bene quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni e un po'. E io credo che a questo discorso che abbiamo appena fatto sia sicuramente importante ripartire, non soltanto poi, come diceva Luigi, portando a casa una riflessione da una conferenza, ma anche proprio da quello che noi abbiamo vissuto in tutto quanto questo periodo, perché chiaramente alcune cose poi con l'andare del tempo rischiano di essere dimenticate. Quindi di fatto noi abbiamo avuto una situazione emergenziale della quale siamo stati tutti partecipi e abbiamo dovuto subire delle cose che ci sono state imposte. E il problema è che molto spesso poi ne consegue che passando il tempo dimentichiamo i volti, dimentichiamo le situazioni, dimentichiamo tutto quello che ci ha fatto soffrire. Invece qui, in questo caso, non si parla soltanto di questioni politiche, ma anche e soprattutto questioni sociali. Cioè quello che abbiamo subito sicuramente ci porta a dover fare delle considerazioni sulle frizioni che sono state causate da quello che abbiamo vissuto, sul fatto di una suddivisione tra buoni e cattivi ai quali ci hanno abituato e su una costante tensione, quindi un livello costante di paura nel quale abbiamo vissuto per mesi. E in questo sicuramente io devo dire, sono molto fiera di essere giornalista, però purtroppo bisogna fare un po' mea culpa, cioè l'ordine dovrebbe effettivamente considerare che quelli che anche oggi agiscono come professionisti dell'informazione nel mainstream non stanno facendo bene il loro lavoro. E gran parte di tutta quanta questa cosa, seppure ci sono tante sfaccettature, no? Prima Luigi considerava l'ambito politico, aggiungerei l'ambito legale della giurisprudenza e comunque dell'applicazione della legge. Ma aggiungerei appunto i giornalisti quale cassa di risonanza del potere, sicuramente, beh, probabilmente i professionisti dell'informazione ancora oggi non stanno facendo il loro dovere perché semplicemente nella stessa struttura manipolativa e di propaganda che costituisce un po' l'ossatura di quello che abbiamo vissuto con l'emergenza sanitaria, oggi abbiamo riempito questo contenitore con i fatti che vengono dall'Ucraina. Detto questo, una riflessione va fatta sull'indipendenza del giornalismo, laddove appunto i canali, i giornali, il mainstream sono, come abbiamo detto, parte del sistema e naturalmente non fanno più un lavoro critico, non svolgono più questa funzione. Non sono più i sorveglianti, no? Quelli che insomma, vanno un po' a grattare in fondo alle cose che vengono proposte, ma semplicemente si adagiano su quelle che sono, in questo caso, le lobby e quello che viene imposto dal sistema. Naturalmente, è molto
ampio e variegato il sistema del giornalismo e dei mezzi di comunicazione di massa. Fatto è che oggi però si può dire che a parte i giornali, le radio, le televisioni, forse un po' di quello che è questo tipo di informazione, quello che immagino anche voi abbiate avuto, viene essenzialmente dal web. Non voglio dire che il web sia una panacea, non voglio dire che sia veramente la consolazione di tutti quanti i nostri mali, però sicuramente è una forma di documentazione importante perché lì si trovano altre risposte. Le risposte che il sistema non fornisce. Non lo dà, non le dà perché, appunto, come abbiamo detto, all'interno del mainstream, quindi all'interno dei mezzi di comunicazione di massa, ci sono delle logiche che purtroppo non possono essere scavalcate. Come abbiamo visto e come accennava Luigi il discorso della politica, la stessa cosa vale poi se uno la applica anche su altri sistemi. Chiaramente, chi ha in mano l'informazione comanda. E per quello che riguarda appunto il web, beh, anche qui non è che si può parlare di libertà totale. È vero che ci sono situazioni, come per esempio, insomma, io svolgo questo lavoro anche, oltre a fare la conduttrice radiotelevisiva in un'emittente mainstream radiofonica, sono all'interno della rete con un sito di informazione libera, ma certamente al di là del sito proprio che una persona può creare, può costituire, c'è da dire che però i canali ai quali ci si affida, YouTube mi viene in mente già solo questo, opera una censura. Quindi in realtà le persone sono un po' stritolate, i professionisti che cercano di portare avanti un'informazione libera e corretta sono un po' stritolati da più parti e sotto più punti di vista. E naturalmente con Pietro abbiamo spesso indagato questa questione e qui siamo per parlare, no, come dice il titolo, dai Rothschild al lobbying. Ma direi di partire proprio da questa seconda espressione, perché le lobby in Italia sono estremamente radicate, importanti e capire questo sistema sicuramente aiuta poi anche nella gestione totale, no? Come abbiamo detto, di questo sistema. Quindi lascio la parola a Pietro Ratto che è a fianco a me. Grazie. Dunque, buonasera, io mi aspettavo una domanda, quindi adesso non so assolutamente come cominciare. Comunque sono contento di essere qui. Questo vuole essere probabilmente una specie così di piccolo tuffo in questo lavoro che mi sono trovato da fare. E per quanto attiene al lobbying, l'esigenza è stata quella, una volta così avvicinatomi, accostatomi allo studio di queste dinastie che gestiscono l'economia e la politica, poi indirettamente, mondiali, è stato proprio quello di cercare di capire quali fossero i meccanismi con cui, no? Attraverso i quali le logiche imprenditoriali, soprattutto ad altissimi livelli, riescano a manipolare e gestire la politica e l'economia poi pubbliche, no? Quindi dei singoli stati e poi delle comunità, insomma, e via di seguito. E io ho l'abitudine di scrivere libri su ciò che non so, perché così imparo qualcosa, e quindi rispetto al discorso del lobbying, ho cominciato a chiedermi appunto quali fossero questi meccanismi, quale fosse l'origine di questo sistema, anche alla luce del fatto che in Italia se ne parla pochissimo, perché, come diceva anche giustamente Luigi, certe pressioni che vengono così effettuate da parte dei privati nei confronti del pubblico
Sono pressioni che ufficialmente non sembrano essere in nessun modo, come si può dire, illegali, illegittime. Ormai sotto gli occhi di tutti si agisce in questa maniera. E quindi, anzi, oggi ci troviamo in una situazione in cui ci sono fior fiore di insegnanti di lobby, di lobbying. Ci sono libri che vengono pubblicati da autorevoli lobbisti che spiegano il modo con cui si esercita questo genere di attività. E poi, per carità, se intendiamo la questione della pressione da effettuare da parte di un ente privato, no? Un gruppo di cittadini, eccetera, nei confronti della politica, la intendiamo in un senso come quello, per esempio, di sensibilizzare la politica, il mondo, quindi poi dell'attività legislativa, no? Nei confronti di problematiche, per esempio, legate a discriminazioni di minoranze, no? O problematiche che affliggono persone malate, una certa categoria di malati, cose del genere. Allora, tutto ciò ha senz'altro un senso, cioè esercitare una pressione sulla politica significa dire: guardate che noi esistiamo, guardate che stiamo soffrendo per una serie di cose, guardate che dovete tener conto anche di noi. Il problema è quando questa pressione viene esercitata dal grande gruppo imprenditoriale al fine di arricchirsi di più. Amazon, per esempio, esercita sul Congresso americano pressioni per centinaia di migliaia di dollari al mese per poter riuscire a ottenere, per esempio, delle leggi che permettano di pagare meno le tasse, oppure di risolvere problematiche commerciali con i mercati orientali e via di seguito. Una recente ricerca che avevo condotto nei confronti di una casa farmaceutica, Novavax, che ha prodotto il nuovo vaccino che si è accodato agli altri che erano considerati i vaccini ufficiali del anti-Covid, dimostra, attraverso questo studio, insomma, dimostra che questa grande industria farmaceutica, di fatto, anche però abbastanza improvvisata, è fino all'anno scorso colpita molte volte dalla Food and Drug Administration per inadempienze varie, per addirittura questioni di igiene, per inefficacia dei suoi vaccini o via di seguito. Nel momento in cui ha cominciato a esercitare fortissime pressioni, moltiplicando a dismisura gli investimenti nell'attività di lobbying nei confronti della politica americana, è di colpo gravitata a livelli elevatissimi ed è diventata l'azienda farmaceutica multinazionale in grado, per esempio, in Italia, come sappiamo, è fortemente influenzata dalle logiche politiche statunitensi, diventando quindi una delle maggiori fornitrici, no? E produttrici di vaccino anti-Covid. Diciamo che tutto questo ormai viene fatto alla luce del sole, perché persino in America, già dal 2008-2009, se non erro, Obama aveva imposto un registro dei lobbisti che prescriveva che ci si dovesse iscrivere e che chiunque avesse esercitato un'attività di questo tipo non avrebbe potuto poi, una volta terminata questa attività, non avrebbe poi potuto fare politica attiva, entrare all'interno, per esempio, di un'amministrazione pubblica, eccetera, per almeno i 2 anni successivi. E il risultato di questa cosa è stato che tutti coloro che volevano continuare a fare lobbying nel vero senso, e cioè tenendo un piede nella scarpa pubblica e l'altro nella scarpa privata, hanno semplicemente pensato bene di disiscriversi da questo
da questo, cancellarsi da questo elenco e continuare a fare quello che vogliono. In Europa, l'Unione Europea ha istituito di conseguenza anch'essa un registro dei lobbisti, ma su base volontaria, quindi non serve assolutamente una mazza, perché chiunque vuole continuare a fare le sue pratiche senza avere grandi problemi non ci si iscrive. In Italia il Movimento 5 Stelle ha preteso la stessa cosa, non ricordo se 2016 o 2017, ma di fatto anche questo è diventato, nel caso italiano poi è veramente interessante, questo registro è praticamente un modo per farsi conoscere, è diventato un elenco di lobbisti a cui ti puoi rivolgere perché sono professionisti seri e quindi sanno come esercitare questa loro attività. Perché? Perché ormai anche quella è diventata una... è vero che devo fare in fretta, ma devo fare veloce. Anche quella è diventata un'attività che si conduce attraverso, cioè che fa chi è esperto. Quindi bisogna essere esperti anche in questa cosa qui. Grandi multinazionali come McKinsey, che esercitano divinamente l'attività di lobbying a livello internazionale e che praticamente egemonizzano i ministeri, per esempio, dell'economia di quasi tutte le nazioni del mondo. Ricordo che sotto il governo Renzi la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva come dirimpettaio, cioè nella stessa sede, davanti all'ufficio del Ministro dell'Economia, c'era la porta con scritto McKinsey, no? Quindi in realtà erano dirimpettai e potevano tranquillamente sincronizzarsi. Ecco, aziende come queste sono nate e poi si sono sviluppate nel corso del Novecento, specializzandosi in maniera molto precisa su questo tipo di attività. Quindi ormai il lobbying si esercita attraverso professionisti che sono esperti dei singoli settori. Ci sono lobbisti specializzati in sanità, lobbisti specializzati, che ne so, in infrastrutture. E uno degli aspetti più centrali di questa attività consiste in quello che viene chiamata appunto la revolving door, il meccanismo della porta girevole, no? E cioè, che cosa accade? Che tu entri come privato all'interno di McKinsey, per esempio. Quasi tutti i grandi imprenditori che abbiamo in Italia, ma anche quasi tutti i grandi politici che abbiamo in Italia, sono stati manager McKinsey, sono passati di là. Lo stesso Colau, per esempio. Allora cosa succede? Si entra in una grande multinazionale di lobbying, McKinsey in testa, si fa pratica, si diventa manager. A quel punto, quando si ha ottenuto una certa esperienza, ci si candida nell'amministrazione pubblica. Logicamente si viene eletti e a quel punto si comincia a mettere le mani in pasta, trascinandosi nel pubblico tutta l'esperienza che si è stati in grado di accumulare nel privato. Si crea quindi la connessione tra i due mondi. Dopo aver esercitato la propria attività a fine mandato, se si segue quello che è l'itinerario che viene appunto compiuto da questi personaggi, si nota che rientrano tutti nel privato e rientrano portandosi questa volta dietro tutte le conoscenze che si sono accumulate e che si sono fatte nel pubblico. E si crea una commistione, veramente una miscela esplosiva, pericolosissima. In un libro che ho pubblicato, l'ultimo saggio che ho pubblicato sull'11 settembre, no, da Berlino a Kabul, io mi sono permesso di spiegare che tutto quello che abbiamo finora saputo sull'11 settembre e soprattutto poi sull'invasione dell'Afghanistan non ha nulla a che vedere con quello che veramente è stato il problema centrale. Il problema centrale era andare a mettere un oleodotto e un gasdotto importantissimo che partissero dall'Azerbaigian e attraversando appunto l'Afghanistan arrivasse in India e poi piegasse verso l'Europa. E questo tipo di operazione era gestita da una cordata di compagnie petrolifere in testa alle quali c'era questa famosa Unocal, che era una compagnia petrolifera californiana,
la quale a un certo punto ha cominciato, dopo che tutto andava bene, perché c'era una perfetta sintonia con i talebani, e quindi gli Stati Uniti, con tanto di compagnie petrolifere statunitensi, o californiane appunto, erano in perfetta sintonia. Il problema è stato che Bin Laden ha cominciato a dare di testa e a piazzare bombe a destra e manca con Al-Qaeda, e quindi si è creato il problema. E creandosi il problema bisognava capire in che modo risolvere il rapporto tra americani e talebani, nel momento stesso in cui Clinton aveva firmato un ordine esecutivo che vietava qualsiasi rapporto commerciale e di qualsiasi tipo tra americani e talebani, e in ragione di ciò bisognava sbloccare la situazione. Allora, nel luglio del 2001 si verifica una riunione incredibile di cui ha parlato solo la BBC, se non erro in un articolo del, non so se settembre-ottobre dello stesso anno, ma poi quell'articolo non è stato riportato da nessun altro giornale. Si verifica una riunione a Berlino, all'interno della quale, nel corso della quale, insomma, si parla chiaramente e si dice: i talebani non vogliono più farci passare il nostro gasdotto, il nostro oleodotto, e a questo punto bisogna che cambino idea e si riducano a più miti consigli, altrimenti qui sarà la guerra, altrimenti, si dice alla fine della riunione, invaderemo l'Afghanistan prima delle grandi nevicate. Questa cosa avviene a metà luglio a Berlino. Nel frattempo, guarda caso, scoppia la questione dell'11 settembre, che diventa il pretesto fondamentale per invadere l'Afghanistan all'inizio di ottobre. Quando si parla delle grandi nevicate in Afghanistan ci si riferisce a un periodo di metà ottobre, quindi prima delle grandi nevicate in effetti l'Afghanistan viene invaso, e viene invaso con la scusa della guerra infinita al terrorismo. Il problema è che le truppe statunitensi che invadono l'Afghanistan vanno a costruire le loro basi militari nel territorio esattamente nei punti in cui doveva passare l'oleodotto. Questo poi è fantastico. Allora succede che una questione assolutamente di interessi privati porti a una guerra ufficialmente contro il terrorismo, per la giustizia, per la democrazia, per tutte queste balle qua. Ebbene, all'interno di questo meccanismo, e chiudo, sono coinvolti grandissimi nomi della politica statunitense: James Baker, ex segretario di Stato di Bush, gli stessi Bush, padre e figlio. Sono molti i politici americani che in quel periodo, essendo sfaccendati, stanno, Bush, nel caso dei Bush, il Bush padre, stanno esercitando un ruolo diverso che quello di manager, guarda caso, di uno Cal. Quindi politici che hanno fatto presidenti della Repubblica oppure segretari di Stato fino al giorno prima, in questo momento sono manager di una grande compagnia petrolifera che ha questo interesse, e attraverso questa loro attività e queste loro pressioni si crea un meccanismo che poi porta a una guerra che farà un numero gigantesco di vittime. È una guerra che durerà 20 anni, nel corso della quale addirittura il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, verrà premiato con il Nobel per la pace. E di fatto una guerra che, badate bene, non ha scandalizzato nessuno, perché nessuno all'epoca e fino all'altro ieri ha messo le bandiere dell'Afghanistan, no? Oppure, che ne so, ha accolto gli afghani dando loro il lavoro, oppure permettendo di non vaccinarsi a differenza degli italiani, o dando uno stipendio solo perché... No, questo succede con gli ucraini, ma con gli afghani nessuno si è preoccupato, perché erano dalla parte sbagliata e noi invece eravamo dalla parte giusta, no? Quella degli Stati Uniti, come sempre, quindi come anche adesso. Quindi voglio dire, l'intreccio tra politica e interessi privati è a livelli gravissimi, patologici gravissimi. E tutto ciò avviene assolutamente davanti agli occhi di tutti e nessuno ha nulla da eccepire. Grazie. Allora, il punto, come dicevamo all'inizio, è che insomma, gli editori, gli imprenditori, i politici,
la finanza, insomma, si rispecchia sempre lo stesso meccanismo, no? Il privato che influenza il pubblico e questo sistema del revolving door, no? Cioè delle porte girevoli. Il punto però è in questo senso. Allora, visto che il cittadino è quello che sta a guardare. Al cittadino molto spesso, soprattutto per quello che riguarda la libera informazione, si fa sempre riferimento al discorso del pensiero critico. La maggior parte della gente dice che bisogna risvegliarsi quando c'è qualche informazione che passa anche sul web, è come se ci fosse un popolo di dormienti e di qualcuno che invece ha capito tutto. Il problema è che questa persona che ha capito tutto poi non ha gli strumenti per poter rovesciare, no? Lo stato di cose, o comunque di fatto può proporre delle soluzioni che però non sono quelle definitive. E allora, siccome siamo immersi in un mondo di manipolazione, di propaganda, laddove il pensiero critico, come abbiamo già detto prima, è un po' latitante, chiaramente chi si rende un po' meglio conto di quello che accada, di chi è un po' più al dentro di certe cose, di chi ha la curiosità, il coraggio di leggere, di voler andare a fondo, resta un po' come se fosse la pecora nera sul branco delle pecore, però di fatto non ha nessuna possibilità di poter spostare l'ago di questa bilancia. Esiste un modo per spostarlo, questo ago, oppure no, secondo te? Ecco, così mi cerco subito una grana. Dunque, io, chi mi conosce sa che sono disperatamente un anarchico idealista e quindi dirò adesso un sacco di cose sciocche, ma in cui io credo fortemente. Con tutto il rispetto, tra l'altro, per politici come Luigi, che invece sul campo veramente danno tutto loro stessi, no? Per cercare di cambiare le cose. Io non credo, anche in ragione di quello che lui stesso ha raccontato, non credo che possa essere la politica a cambiare le cose, soprattutto la politica partitica. Grazie. E sono convinto che tutti i movimenti o i partiti che stanno anche nascendo adesso, in questi anni o in questi mesi, con questi ottimi propositi di cambiare il mondo, non lo faranno. Non lo faranno perché verranno intercettati prima, non lo faranno perché verranno comprati, non lo faranno perché se studi un pochino quelle che sono le dinamiche gestite da queste famiglie, non glielo lasceranno fare, chiuderanno i rubinetti molto prima, così come è accaduto col Movimento 5 Stelle, che non aveva soltanto all'interno di sé persone, che ne so, con secondi fini o disoneste, allora, persone di grande valore, no? Anche, che però sono rimaste con le ali tarpate, no? Bloccate, tagliate. Io credo che l'unica soluzione sia individuale, credo che si sia chiamati non solo a una partecipazione individuale alla politica, io immagino e sogno un mondo in cui i parlamenti vengano abbattuti e in cui la politica venga gestita direttamente dalle persone, ma per fare questo bisogna che le persone abbiano una consapevolezza, una concentrazione, un'attenzione, una curiosità, una voglia di crescere e far crescere la propria società che non può che essere insegnata e imparata a scuola. Quindi si tratta di un lavoro lungo, bisognerebbe rivoluzionare la scuola, che è di fatto, a mio parere, il punto strategico fondamentale di tutto. Non a caso di scuola non si è mai parlato fino a quando non ce l'hanno cominciata a menare con i banchi a rotelle e le mascherine, ma fino a quel momento l'Italia non sapeva cos'è la scuola e anche oggi non lo sa. Cioè sa queste sciocchezze, ma non si sa cosa si vive nelle aule scolastiche, non si sa quale sia l'altissimo livello di mobbing, il fortissimo livello di ignoranza, la totale estromissione di ogni forma di cultura, non parliamo poi di pensiero critico, di, come si può dire, di libertà intellettuale. Esatto. Cioè, tra l'altro, per parlare di lobby,
la scuola è assolutamente gestita, ne parlo in un libro che si intitola Il programma di istruzione, in un saggio che è il primo che è stato scritto in questo senso ed è stato scritto da me, è gestita da delle lobby, la scuola ben precisa, a cominciare da 3L, che è una lobby che è stata fondata dagli Agnelli ed è diretta da Attilio Oliva, che dal 2000 in avanti, cioè dalla nascita della scuola dell'autonomia di Berlinguer, con Berlinguer all'interno di questa lobby, no? All'interno di 3L, tra l'altro, dall'inizio della scuola dell'autonomia ha fornito i diktat di tutto quello che i ministeri di lì in avanti avrebbero dovuto fare, i ministeri della pubblica istruzione, i vari ministri, che fossero destra, sinistra, centro, periferia, non importa, tutti dovevano seguire questa strada e tutti l'hanno seguita, cioè quando erano all'opposizione puntavano il dito contro il ministro dicendo che sbagliava tutto, ma quando arrivavano loro al suo posto continuavano precisamente, non modificavano niente, andavano avanti. In una degenerazione, in uno sfascio dell'istruzione pubblica che ormai ha raggiunto livelli patologici, dal punto da spingere la gente a cercare di risolvere col fai da te e cose varie. E quindi una scuola fortemente lobbizzata, soprattutto a livello di direttive ministeriali, è una scuola nella quale ormai chi lavora e insegna ai ragazzi è un impiegatuccio, quasi tutti sono impiegatucci da 2 lire, non hanno nessuna missione educativa all'interno, non hanno talento, non hanno passione, compilano moduli, scrivono progetti e il bravo insegnante è diventato tutto lì, uno che compila e progetta, cioè è una roba tristissima, no? Che dei ragazzi gliene frega una mazza a nessuno. I quali ragazzi imparano a non fregargliene una mazza neppure loro, perché poi diventano, noi continuiamo a dimenticare che l'insegnante è soprattutto un modello, e se l'insegnante come modello si pone strisciando, chinando il capo, conformandosi a qualsiasi cosa, alzandosi in piedi quando entra il dirigente scolastico, inchinandosi e prostrandosi, tutto ciò porta a un esempio che poi è quello, no, del povero disgraziato, che tra l'altro non è nemmeno che navighi nell'oro, no? E che quindi è un contromodello assolutamente, cioè una roba fallimentare, ma nello stesso momento insegna la servitù, no? Io ho fatto tante volte questo esempio. Nel momento in cui capisci che quale sia l'orientamento politico della tua insegnante di italiano, beh, tu scrivi il tema come lo vuole lei. Insomma, se lei è di sinistra, scrivi di sinistra, perché prendi 9, perché sennò prendi 5. Perché vengono corrette le idee, non la grammatica. Della grammatica non frega niente a nessuno, infatti non sanno parlare l'italiano, ma devono, con i loro sproloqui e i loro strafalcioni, comunque dire quello che l'insegnante ha intimato, più o meno inconsapevolmente, loro di scrivere e di pensare. Il risultato è che questo tipo di azzeramento culturale e di svuotamento della personalità si impara lì, e dunque è da lì che dobbiamo ripartire, tirando su ragazzi concentrati, attenti, l'attenzione è fondamentale, la concentrazione è fondamentale, felici, che è un qualcosa che sembra ormai un optional, addirittura ci si vergogna a pronunciarle queste parole, ma in realtà è proprio così, felice vuol dire realizzato nelle proprie potenzialità e nella propria essenza, questo vuol dire felice. E questa cosa non la si insegna, e non si insegna a essere felici perché è strategico tirar su una comunità di persone infelici, cioè che non sono al loro posto. Ognuna fa una cosa che non vorrebbe mai fare, che odia fare tutta la settimana, ma la fa perché in questo modo avrà lo stipendio e potrà pagarsi le bollette. Si vive per pagare le bollette. Si vive per pagare le bollette. Allora, in questa situazione, quello che è da rifare è una scuola che invece tiri su cittadini che abbiano una voglia matta di impegnarsi, di cambiare le cose, e a quel punto che agiscano e interagiscano direttamente, facendo politica attiva ogni giorno, ogni minuto della loro vita. Per quanto ci riguarda, la risposta più importante che possiamo dare è quella di essere coerenti con noi stessi e di non prestarci più a nessuna forma di compromesso. La rivoluzione può avvenire soprattutto nei cuori, soprattutto individualmente. Ognuno di noi deve dire no a tutto ciò che è compromesso,
a tutto ciò che è sbagliato moralmente. Bisogna imparare a chiederci ogni volta che stiamo per fare una cosa, e sto dicendo una cosa ovvia ma non la facciamo, quello che sto per fare lo accetterei da un altro? Se noi imparassimo effettivamente a farci questa domanda, ed è una domanda che richiede riflessione. Ecco perché preferiamo la legalità. Ecco perché a scuola si propaganda soprattutto e si impone soprattutto l'educazione civica e la legalità. Perché la legalità richiede vuota obbedienza esteriore. L'atto esteriore. Passo col verde e mi fermo col rosso. Non importa se io dentro avevo l'intenzione di passare col rosso. Non sono passato e va bene così. Invece la morale riguarda l'intenzione. La famosa intenzione buona di cui parlava Kant. Allora cominciamo a sfoderare le intenzioni buone. E a dirci prima di fare una cosa, ma questa cosa è giusta o no? Significa, la potrei fare, la potrebbe fare un altro a me? E guardate che questo non ha nulla di evangelico, perché è vero che nel Vangelo si dice non fate agli altri quello che è, ma lo si dice in tutte le religioni di tutti i tempi. Significa che non appartiene alle religioni questo insegnamento, significa che questo insegnamento appartiene all'uomo, a noi che le religioni ce le siamo inventate. L'uomo deve tornare in maniera laica e poi se volete anche religiosa, ma comunque in maniera autonoma, perché il vero problema di tutte le dottrine politiche, religiose, di tutti i tipi, è che non accettano l'autonomia del singolo. Invece singolarmente, individualmente, a riflettere e dire io non mi comporterò più in modo sbagliato, io non accetterò più compromessi, io dirò di no ad ogni volta che qualcuno mi impone di fare qualcosa di sbagliato. Se all'interno del mondo del lavoro, ognuno di noi, invece che dire, vabbè, lo so che è sbagliato, lo so che è disonesto, ma tengo famiglia e non posso perdere il lavoro, dicesse no. Se dicessimo tutti no, tutte le volte che ci viene imposto o proposto di fare qualcosa di disonesto per far guadagnare chi è sopra di noi e mantenerci lo stipendio, tutta questa roba crollerebbe. Tutta. Perché non dimentichiamo che tutto ciò che accade di negativo e sbagliato gode della nostra complicità quotidiana. Quindi io penso, secondo me, io sono molto più concreto di tanti altri che mi danno dell'idealista, perché credo che questo aspetto sia invece alla portata di ognuno di noi quotidianamente, minuto dopo minuto. Allora impariamo a dire no, non a insegnare ai nostri figli che purtroppo è così, la vita è così e bisogna fare dei compromessi e comportarsi come delle merde, ma perché in questo modo almeno ti mantieni lo stipendio e io sono un bravo papà, perché così mi mantengo lo stipendio e posso fare in modo che, i miei figli mangino e che abbiano tutto quello che a loro serve. Io credo che dei figli sappiano e siano effettivamente più fieri di un padre che dice no e magari li tiene in povertà, ma perché è un giusto, che di un padre che invece ha passato la vita a fare compromessi, li ha coperti di vizi e di soldi e di tutto quello che volete, ma ha insegnato loro a essere dei vigliacchi, ha insegnato loro a essere delle persone ingiuste. Io credo che questa sia la cosa concreta che possiamo fare quotidianamente. Grazie. Naturalmente, come sempre, vengono fuori questi concetti, no? Quindi il pensiero critico e la manipolazione di cui parlavamo prima, però anche dall'altra parte il rispetto e la responsabilità. E quindi, insomma, ritorniamo sempre su queste cose che dovrebbero essere presenti nella nostra vita e che invece presumibilmente non sono di tutti, o comunque non sono certamente di persone che ci somministrano, per esempio, una informazione, no? E allora anche qui mi vengono in mente le parole del senatore Monti, il quale proprio durante l'ambito della pandemia diceva che, insomma, visto che il linguaggio è un po' come quello di una guerra, allora l'informazione dovrebbe essere somministrata dall'alto in modo che, insomma, non ci sono poi problemi nella gestione. E non ce ne sono di problemi nella gestione, soprattutto per quello che dicevi tu prima riguardante le scuole, no? Perché anche le scuole
anche all'estero è così, questa gestione da parte di queste grandi famiglie, insomma, siamo qui proprio per questo, quindi per trattare l'argomento Rothschild, che è una cosa che si perde nel tempo, e Pietro naturalmente è uno dei massimi esperti conoscitori di questa famiglia e di quelle famiglie che, insomma, sono un po' da corollario a questa qui. E quindi, intanto, anche in virtù del fatto che poi esce il libro a settembre sui Rothschild in Italia, e hai promesso delle chicche e delle curiosità non da poco, però, insomma, vorrei che ritornassimo al discorso delle lobby e delle famiglie, perché, insomma, ovviamente abbiamo capito che c'è questa unione fortissima anche in riferimento al discorso della scuola che facevi tu prima. Ecco, sì, il collegamento credo che sia abbastanza chiaro. Cioè, allora, intanto un punto di nuovo un pochino filosofico. Io credo che l'umanità sia divisa in due gruppi, uno piccolissimo e uno immenso. Al di sopra, questo piccolo gruppo di persone che ha ben chiaro che i soldi non contano granché. E infatti è piena zeppa di soldi questa gente. Cioè, ha ammucchiato una quantità immensa di soldi soltanto per utilizzarli come strumento per quello che veramente conta per loro, e cioè il potere. Il potere è la prima cosa. Quando mi dicono, ma perché mai famiglie come quella dei Rothschild, dei Rockefeller, dei Warburg, degli Harrison, dei Mellon, perché mai dovrebbe continuare a cercare di accumulare soldi avendone già a dismisura? Prego. Anche suggerito queste cose. Ora, non so se sia vero o meno, però mi sembra, diciamo, che facciano di tutto per fare il contrario di ciò che le religioni in teoria dovrebbero trasmettere. Mi sembra un discorso poi, anche se puramente filosofico, veramente filosofico, che poi coccia in maniera importante con la realtà. Sì, io rifuggo sempre un po' queste tematiche perché sono un po' troppo mistiche e comunque io credo che in generale l'uomo un po' a tutti i livelli faccia di tutto per fare a gara con Dio, sentendosi sempre molto potente. Però possiamo anche usarla come metafora, cioè nel senso che tutto sommato quello che vogliono è il controllo delle persone, delle cose, dei beni, degli stati, dei continenti e di un pianeta. Cioè il discorso è quello di controllare. In questo senso possiamo dire che cerchino di scimmiottare Dio, ma io francamente non mi spingerei oltre perché su questo argomento mi tengo sempre indietro per un motivo molto semplice. Io sono un insegnante e quindi per prima cosa non do per scontato che Dio esista solo perché magari io ci credo e quindi, o non ci credo, non importa. E quindi quello che conta è che rispetto a una tematica come questa ognuno abbia la sua libertà di cercare di arrivare alle proprie deduzioni. Quindi al di là della questione Dio è chiaro che comunque l'aspetto è quello del controllo, no? Del controllo di tutto. Ecco, è quello che dicevo. Cioè questo piccolo sparuto gruppo ha ben chiaro che quello che interessa alle persone che lo compongono è il controllo. Il potere e sa che i soldi sono soltanto un mezzo anche abbastanza banale. Tutti gli altri vengono allevati da questo gruppo a imparare invece che ciò che conta veramente nella vita sono i soldi. I ragazzi sin dalla scuola imparano questo. E la gente, ormai, tanto più in questo tempo, è assolutamente convinta che i soldi siano una priorità, siano la priorità. E perché questo avviene? Ma per un motivo molto semplice. Perché quel gruppo lassù, che invece sa che i soldi sono soltanto un mezzo, essendo pieno zeppo di quei soldi, può comprare e vendere chiunque di quelli sotto di sé che invece per i soldi ammazzerebbero la madre. Cioè, in altre parole,
chi crede che i soldi siano tutto si fa strumento, tra l'altro prestandosi a qualsiasi forma di corruzione, si fa strumento di quell'altro piccolo gruppo che invece sa che i soldi servono soltanto per manipolare, per controllare le cose, per controllare le persone. Allora ecco che l'attività di lobbying diventa un'attività di pressione da parte di una certa proprietà di determinati poli industriali, per esempio, affinché questa una pressione che porti la politica a legiferare in direzione degli interessi di quel determinato imprenditore. Il lobbying, questa parola deriva da loggia, e questo la dice lunga anche sul collegamento con la massoneria. In realtà la massoneria è un tempo, no, alle sue origini, era uno strumento di crescita e di sviluppo interiore, secondo una prospettiva religiosa, ma di una religiosità razionale, che prevedeva un cammino iniziatico e una crescita spirituale, e che voleva portare appunto a una forma di evoluzione dell'uomo. Io non credo di poter dire che la massoneria in origine fosse sbagliata, e per giunta, come sapete, dal termine stesso che deriva dal francese, è nata come forma di organizzazione spesso segreta per tutelare i segreti professionali, a cominciare da quelli dei muratori, perché nel Medioevo, per esempio, fare il muratore non era come oggi. Chi edificava case lo faceva ben consapevole del potere simbolico che questi edifici avevano, soprattutto quando si edificavano e costruivano case per nobili o personaggi importanti o addirittura re o sovrani, eccetera. Queste abitazioni dovevano seguire determinati canoni che erano strettamente legati alla simbologia e quindi a ciò che dovevano evocare nella loro magnificenza, no? Nella loro bellezza. Allora l'arte del muratore era un'arte fortemente simbolica e richiedeva trucchi e conoscenze ben particolari che andavano al di là di come impastare il cemento o tirar su l'intonaco. Ora, questo tipo di segreti professionali, pian piano, ha fatto sì che la segretezza di questi contesti potesse funzionare da veicolo anche per esprimere e diffondere e comunicarsi altre forme di segreto, come le proprie posizioni politiche, le proprie credenze religiose. Si utilizzavano questi ambienti protetti e riparati per poter esporre idee o convinzioni che al di fuori di quei contesti sarebbero state assolutamente pericolosissime da esporre, da esprimere, non so se mi spiego. C'è tutto un affascinantissimo cammino di studio che si può fare sul libertinismo, che è una corrente filosofica spesso lasciata molto da parte, che affonda le sue radici nell'alto Medioevo, e che è come un fiume sotterraneo che fa sì che all'interno di questo contesto personaggi, tra l'altro ufficialmente dalla parte del potere, impeccabili, magari futuri sovrani o principesse o eminenti filosofi e medici che erano assolutamente schierati col potere, in contesti privati si raccogliessero a criticare in maniera anche violentissima il sovrano, a criticare la Chiesa, e addirittura il libertinismo in certi ambiti sfociava nel libertinaggio, cioè queste critiche nei confronti della morale cristiana diventavano anche forme di smodata e incontrollata attività sessuale a livello orgiastico, con situazioni compromettenti spaventosissime, no? Anche, cioè, lo stesso Marchese de Sade sviluppa in questo contesto la sua filosofia, no? del boudoir. E allora tutto ciò ha portato a inscatolare il dissenso in questi contenitori segreti, nascosti. Dopodiché, a un certo punto, con la forza della borghesia ormai
arrivata a un livello tale da aver superato di gran lunga quello dell'aristocrazia, il potere dell'aristocrazia, dall'illuminismo e soprattutto con la rivoluzione francese, questo fiume sotterraneo è esploso ed è diventato appunto quella corrente illuministica che ha portato alla rivoluzione e poi alle cosiddette democrazie. Ecco, la loggia, che cos'era? Perché questo è il termine da cui deriva lobby? Perché la radice è questa? La loggia era un porticato che si trovava normalmente nella zona antistante il palazzo del sovrano o del signore locale, e sotto questo porticato coperto, ma all'aperto, le persone che avevano bisogno di parlare con il re o con il signore del posto per far presente le proprie istanze, per dire io ho questa difficoltà, noi siamo, che ne so, noi lanai siamo pagati troppo poco. No? Allora cosa facevano? Si riunivano, i loro rappresentanti si riunivano sotto questo porticato, questa loggia, facevano sala d'aspetto e a un certo punto il signore usciva e loro potevano comunicare i loro problemi, le loro istanze. Questa loggia pian piano ha cominciato a essere inglobata all'interno delle aree antistanti i parlamenti. E allora c'erano delle stanze in cui si andava e si colloquiava con i deputati dicendo noi però vorremmo questo, noi abbiamo questi problemi, noi abbiamo questi interessi. E questa loggia è diventata metaforicamente, non era più la loggia fisica, ma era la loggia, cioè il luogo nel quale si andava a far pressione. Noi non sappiamo, e lo studio poi questo libro che si intitola Lobbying è un libro in cui fra l'altro come si può dire, il tema centrale è il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi e quindi non vi dico la difficoltà di far uscire questo libro perché eravamo preoccupati perché viene fuori tranquillamente una questione molto grave relativa a possibilità di conflitto di interesse in qualità, quando il nostro attuale Presidente del Consiglio era Presidente della BCE e contemporaneamente all'interno del gruppo dei 30 e contemporaneamente all'interno della Banca dei Regolamenti Internazionali con privilegi, immunità. E possibilità di comunicare segreti interni alla Banca Centrale Europea a banchieri che facevano parte del G30 e che quindi erano banchieri privati che avevano tutto l'interesse a venire a sapere prima, no? Quelli che potevano essere le nuove disposizioni della Banca Centrale Europea a livello finanziario, nelle borse, eccetera. Ecco, le obbligazioni e via di seguito. Ecco, quello che voglio dire è che questo libro spiega come oggi il lobbying sia talmente radicato che un presidente degli Stati Uniti, come per esempio il presidente Trump e poi attualmente il presidente Biden, ricordo brevemente che in questo ambiente antagonista Trump è sempre stato considerato come la Madonna che avrebbe salvato tutti dai problemi, ma in realtà Trump ha genero e figlio all'interno di Blackstone. La famiglia Trump è stata ripetutamente aiutata dai Rothschild in diverse occasioni ed è assolutamente collusa con questo sistema. E chi conosce un pochino le cose, nel mio caso un po' le conosco, detta di passaggio, io non sono il massimo esperto di niente, cioè semplicemente sono uno che cerca di capirci qualcosa e siccome sono uno dei pochi che ci provano in questo settore, sono diventato così un riferimento, ma solo perché gli altri non lo fanno, no? Cioè, spesso quando scrivo i miei libri, poi a un certo punto cerco una certa cosa e trovo un riferimento e dico, ah, allora è lì il riferimento, vado a guardare ed è un mio libro, porca miseria. Perché no, non c'è, non ci sono altri. Però quello che voglio dire è che questi presidenti, sia l'attuale sia quello precedente, hanno migliaia, non centinaia, migliaia di lobbisti specializzati che li seguono in tutta la loro carriera. Joe Biden ha 3.000 lobbisti specializzati in diversi settori, che si porta dietro in tutta la sua carriera politica e con cui ha lavorato già da quando, per esempio, era vicepresidente di Obama. Sono gli stessi che lo seguono.
Tutte le mattine possiamo immaginare che alcuni di loro, perché fanno a turno, perché hanno competenze diverse, si siedano a un tavolo con lui e dicano: allora oggi la tale azienda ha chiesto che tu faccia questo, la tale altra azienda, questo. Lui prende nota, ok, cosa ho in cambio, cosa ricevo, ok. Questo lavoro è un lavoro ormai sistematico, assolutamente incontestabile e immodificabile. Questo per dire quello che succede in America, ma la stessa cosa succede in Italia. I politici hanno i loro lobbisti di riferimento che li seguono in tutta la loro carriera. Quindi hanno dei riferimenti quasi amichevoli, sono persone che conosci da una vita e quindi sai benissimo come funziona, come lavorare, non ci sono imprevisti, non ci sono problemi. Questo tipo di questione porta a una confusione enorme tra pubblico e privato. Non esiste più una linea. Pensate alla scuola pubblica, che è gestita attraverso i buoni della Coop, di Esselunga, di McDonald's, di Amazon. All'inizio della cosiddetta buona scuola, la ministra Giannini, in compagnia del premier Renzi, disse... Anzi, fu lo stesso Renzi a dirlo, e io rimasi a bocca aperta, ma in Italia evidentemente andava bene così. Disse Renzi, non si può più pensare che uno Stato possa occuparsi della scuola pubblica. Io rimasi a bocca aperta e dissi, allora scusate, ma le tasse le paghiamo per chi? No, non può più occuparsene uno Stato. Chi si deve occupare della scuola pubblica? McDonald's, Esselunga? E quindi cosa succede? Che le lavagne... Le fotocopiatrici o anche la carta igienica, noi le abbiamo a scuola perché ci pensa la Coop. E la Coop però ci pensa perché in cambio noi dobbiamo andare a fare la spesa dalla Coop e comprare il più possibile per avere dei buoni scuola. Io ho fatto un calcolo sul mio libro Programma di istruzione, che è scritto Programma di istruzione ma senza l'apostrofo. Ho fatto un calcolo su quello che, per esempio, Coop ottiene da questa attività e viene fuori che i clienti che comprano a settembre fanno la spesa per avere in cambio i buoni scuole e andarli a portare dal preside del loro figlio pagano 100 volte tanto quello che poi Coop darà alla scuola. Siamo proprio in un rapporto di 1 a 100. Quindi è un giro d'affari mostruoso che la politica ha lasciato nelle mani delle aziende private nel contesto della scuola, che è il contesto che dovrebbe essere più puro, più pulito. Io continuo a ricevere foto, tutte le volte che comincio un nuovo anno accademico, di ex alunni che sono all'università, che mi mandano appunto immagini che dicono: guardi cosa sta succedendo, prof, in questo momento, lezione di economia aziendale all'Università di Torino e c'è la lezione, la tiene, che ne so, l'Acqua Ferrarelle. E fanno lezione, intanto ci sono tutti gli striscioni con scritto bevete acqua Ferrarelle, caterve di bottiglie di acqua Ferrarelle che sommergono la classe, e uno non capisce più e dice: scusate un secondo, stiamo facendo lezione o è una pubblicità? È uno spazio pubblicitario o è una lezione? Perché non capisco più. Ecco, questo è quello che sta succedendo. La nostra vita non si capisce più se sia uno spazio pubblicitario, cazzo, oppure se è una vita normale, se è qualcosa di reale. Non riesci più a capire se sei nel Truman Show oppure se sei ancora nella vita effettiva. Non so se è chiaro questo. Ebbene, questa commistione, questa confusione di pubblico e privato è la cosa più grave che sta esistendo, secondo me, che esiste in questo momento. Perché a scuola noi non riusciamo più a spiegare come distinguerli questi due aspetti. Ecco perché il lobbying è diventato così tanto dilagante e prospera in un modo così meraviglioso. Ecco perché non c'è più possibilità di arrestarlo. Perché un ragazzo dice: che problema c'è? Qual è il problema? Non riesce neanche più a capirlo. Non so se è chiaro, abbiamo i governi pieni di manager, abbiamo un ministro della transizione digitale che è stato che è ancora forse direttore non esecutivo di Verizon ed è stato uno dei ai vertici internazionali di Vodafone, il quale adesso sta ormai da più di un anno gestendo un ministero per la transizione al digitale e per la diffusione del 5G, ma viene ed è direttore non esecutivo del massimo colosso di wireless del mondo?
ma qualche dubbio che ci possa essere un conflitto di interesse ci sfiora. E anche ammesso che questo signore decidesse di lasciare tutto, o lo avesse già fatto, e si fosse addirittura dimesso, come dicevo prima a Luigi, ma andiamo, possiamo andare a vedere, possiamo fare una legge che chieda, che obblighi chi si impegna politicamente a dichiarare che quote azionarie e di che cosa ha? Perché se questo signore ha smesso di essere direttore non esecutivo di Verizon, ma ha una botta enorme di azioni di Verizon, i suoi interessi c'è il rischio che se li faccia lo stesso. Non so se è chiaro. Quando Trump istituisce la Warp Speed Commission, perché Trump era sempre quello là che avrebbe salvato tutti, che era contro i vaccini e contro le mascherine, ma nel marzo del 2020 istituisce questa commissione che distribuisce più di 20 miliardi alle principali case farmaceutiche americane, che sono sempre le stesse ma con sede in America, quindi Pfizer, Glaxo, Moderna, eccetera, istituisce questa roba prima ancora di tutti gli altri, ripeto, siamo all'inizio di marzo del 2020, per cercare di fare in modo che più in fretta possibile si arrivi al vaccino, ok? Istituisce questa commissione dovrà quindi distribuire questa ventina di miliardi alle principali farmaceutiche, ne prenderanno un sacco tutti, a cominciare da Glaxo, che prenderà più di 2 miliardi di dollari e non farà il vaccino, e chi mette a capo di questa commissione? Moncef Slaoui, presidente di un settore specifico dell'unità vaccinale di Glaxo e contemporaneamente nel CDA di Moderna. Era stato nel CDA di Moderna e presidente di Glaxo e in quel momento dice io non lo sono più e quindi adesso io sono sono stato nominato capo della commissione che distribuirà i soldi a queste aziende. Ma peccato che avesse decine e decine di milioni di azioni di Moderna e Glaxo. E quindi è evidente che se tu finanzi un'azienda di cui hai un pacco enorme di azioni, tu stai finanziando te stesso. Non so se mi spiego. L'Unione Europea, sto facendo esempi a caso, l'Unione Europea quando decide di colloquiare con la Federazione delle Case Farmaceutiche Europee, ok? Nelle quali ci sono di nuovo sempre le stesse, ma nella sezione europea, quindi Glaxo, Moderna, Sanofi, eccetera, eccetera, Pasteur, eccetera. Decide di colloquiare con questa federazione al fine di costruire quelli che saranno i contratti, no? Attraverso i quali verrà regolamentata la produzione e la distribuzione dei vaccini in Europa. Okay? Chi ci mette a capo della delegazione della comunità europea che dialogherà con i privati delle case farmaceutiche, la federazione europea? Quello che era stato fino a poco tempo prima presidente di quella stessa federazione. Ma non abbiamo proprio molta fantasia. Ma come mai va a finire così? Come non possiamo pensare che si stiano facendo tutti i loro interessi? Ecco, allora, vedete che secondo me si ritorna nel piccolo. Quella roba là non la possiamo fermare più. Possiamo parlarne, possiamo esporci. Quando è uscito quel libro, Lobbying, la faccia di Draghi, io ho detto, qui finisce male. E invece c'è il solito sistema, che è quello che prima citava Luigi, e cioè basta non parlarne. Basta non parlarne e tu non muovi un millimetro. Io ho fatto uscire, ho chiuso il 25 febbraio del 2020 un libro al fulmicotone che si intitola L'industria della vaccinazione e che racconta tutto di questa gente qua. Fa la storia, ma dal punto di vista dell'industria farmaceutica. Una componente che non esisteva fino a questo momento nella storia che si insegna e impara a scuola. Okay? Nel momento in cui ho fatto uscire questo libro, il mio editore ha detto adesso cerchiamo le recensioni dei grandi giornali. È andato a portarglieli e tutti i giornali hanno risposto, La Stampa, Repubblica, Al Mattino, hanno risposto noi un libro Novax non lo recensiamo. E vi assicuro che non è un libro Novax. Chiuso, la soluzione perché tu non esista è non recensire, tu non ci sei, non hai scritto niente. Quando è uscito Lobbying, il mio editore ha detto adesso facciamo anche di peggio, compriamo una pagina intera del Fatto Quotidiano. Ha speso un sacco di soldi, abbiamo avuto l'imprimatur di
Travaglio stesso, che ha detto va bene, mettiamo il libro di ratto, è uscito la seconda domenica di aprile del 2021, boom, un'edizione del Fatto Quotidiano con un'intera pagina, con la copertina, con Draghi in copertina, ho detto Ale, è finita. Che cosa è successo? Questa cosa è uscita domenica, lunedì sera Amazon, che aveva tenuto il libro fino a quel momento e già in prevendita, da settimane e settimane, ha cancellato la pagina col libro. Attenzione, non come fa normalmente Amazon, che ti dice articolo non più disponibile, forse disponibile tra 15 giorni. No, l'ha cancellato, non esisteva più, perché qual è il motivo? Che nel momento in cui apro un giornale, vedo sto libro, dico fammi vedere dove lo trovo, scrivo, non esiste, non c'è. L'hanno tenuta, questa pagina è rimasta inesistente per 15 giorni. Per 15 giorni quel libro non esisteva. La stessa cosa ha fatto IBS, non esisteva il mio libro. Dopo 15 giorni la gente si dimentica, perché viviamo distratti, perché siamo distratti da qualsiasi luccichio stupido. E quindi stai lì, giri, segui le cose che ti mettono, la pubblicità, cambiano le cose, tu, no? Cambiano le mode, cominci di nuovo a pensare alle tue cretinate, e dopo 15 giorni il libro può essere rimesso. Perché c'era l'editore che stava già per esporgere denuncia, quindi tranquillo, glielo rimetti. Ma la gente si è dimenticata. Quel quotidiano non c'è più, è già finito nel camino e tutto è risolto. Ecco il modo con cui si blocca il lavoro di chi cerca di cambiare le cose, no? Sì, peraltro l'attenzione dura veramente pochi istanti, quindi molta gente si ferma semplicemente, prima parlavamo del giornalismo, a leggere il titolo e neanche approfondisce la notizia. Ritornando al discorso di Rothschild, secondo me varrebbe anche un attimo la pena fare un salto indietro nel tempo, visto che ci sono delle vicende particolarmente curiose, magari insomma sarebbe carino parlarne qui, laddove insomma questa sorta di manipolazione di controllo nei confronti del potere è iniziata molto tempo fa. E addirittura gli stessi re si sono trovati stritolati in queste logiche, no? Sì, io vi confesso che non so cosa farei nella vita senza Beatrice, perché è bravissima, va sempre a beccarmi nei punti. Allora, io adesso farò uscire a settembre questo nuovo, diciamo, Rothschild 2, un po' perché mi vergognavo del primo. Nel senso che il primo è stato un successo, ha venduto molto, ma è un giochino rispetto a questo secondo. Nel senso che man mano che il tempo passava mi rendevo conto di quanto si può scavare in questa faccenda. Il primo era stato fatto con l'intento soprattutto di scremare un po' tutti gli aspetti complottari che sono sedimentati su questa famiglia, no? E anche le sciocchezze o comunque le cose mai dimostrate, come che sono satanisti, pedofili, tutte queste cose, perché noi abbiamo questo bisogno, quando inquadriamo una situazione, una persona, una famiglia, un contesto negativamente, dobbiamo proiettare su questa negatività tutto il male possibile. E quando invece idolatriamo un altro contesto considerato il bene, dobbiamo santificarlo. In realtà nessuno di noi è buono e nessuno di noi è cattivo. Kantianamente ognuno di noi è debole, dovremmo ricordarcelo meglio. E quindi di volta in volta può succedere che sbagliamo e può anche succedere che facciamo delle cose buone. I Rothschild hanno fatto tante cose, diciamo Rothschild e altre famiglie, tante cose diciamo a livello manipolatorio e a livello monopolistico ingiuste, hanno fatto anche della beneficenza, a volte anche buona. Non ci sarebbe, che ne so, Rossini se non ci fosse stato James Rothschild, che ha di fatto finanziato tutta l'attività musicale di Rossini, per fare un esempio. Però non ci sarebbero grandiose opere d'arte finanziate da loro. Non mi vergogno di dirlo, perché quando il tuo lavoro è quello di uno storico, devi essere obiettivo e devi stare attento a non farti fregare dalle facili categorizzazioni. Io non conosco, nella mia ignoranza che è profondissima, un solo personaggio storico di cui io possa dire solo bene o solo male. E questo vale per tutti, a cominciare da me stesso, da chi ho vicino e tutto il resto. Però il primo era nato così, cercare di togliere tutti gli aspetti e nello stesso momento di proporre gli aspetti che fossero effettivamente documentabili. E quindi un lavoro serio doveva essere, cioè un lavoro in cui, da cui emergessero fatti
e non semplicemente leggende, ok? Il problema è che è un lavoro di sintesi quello che è uscito nel 2015, poi ha avuto diverse rivisitazioni, eccetera, e aggiornamenti. È un lavoro di sintesi. Il libro che esce a settembre è un libro in cui io tratto l'argomento che nel primo libro di Rothschild tratto in 3 pagine, lo tratto in 180. Per darvi l'idea di come si possa andare a fondo, uno dei più grandi biografi dei Rothschild ha detto rispetto a questa famiglia si può scavare all'infinito, indefinitamente, ha detto. Ed è vero. Cioè, tanto è vero che quello che riguarda la famiglia è nascosto, tanto è vero che però se trovi il modo trovi di tutto. Io ho scoperto un po' di trucchetti per arrivare a tutta una serie di informazioni. Sono sincero, se questo libro che sta per uscire fosse uscito 5 anni fa, avrebbe forse 10 volte le informazioni che ha, perché nel frattempo la censura sta galoppando e sta veramente raggiungendo livelli di raffinatezza inauditi, e quindi ormai è davvero molto complicato riuscire a reperire informazioni. Nonostante questo ce ne sono tantissime. A me questo libro ha impressionato, quello che uscirà, perché una delle principali critiche che mi sono state mosse, che mi sono state rivolte in questi lunghi anni, è stata questa, e cioè Ratto ha esagerato il potere di queste famiglie. Cioè, in realtà, sì, erano molto ricchi, ma non avevano tutto questo potere. Io sono arrivato a trovarmi di fronte delle cose che sono talmente spaventose che fanno capire, cioè spaventose in termini di influenza fortissima nei confronti della nostra storia, che vi fanno capire che la storia non può essere in nessun modo compresa, né tantomeno studiata, se non studiamo questa famiglia. Ma non sto scherzando. Cioè, nel senso che eventi storici di tutti i tipi, io in questo libro mi soffermo dal 1820 al 1860, cioè diciamo il risorgimento italiano. Ma voi non avete idea di come intervengono, e io mi limito all'Italia, rispetto al nostro paese. Che cosa riescono a fare? Vi do un piccolo esempio relativo. Aspettate che scelgo quale. Relativo a una questione che accade. Partiamo da questa. I moti del 20. I moti insurrezionali del 20, che partono il 1° gennaio del 1820 con la famosa con l'ammutinamento a Cadice, in Spagna, quando i militari in partenza verso l'America Latina, ancora sottomessa agli spagnoli, ma in piena rivoluzione indipendentista, decidono di solidarizzare con questi indipendentisti e si ammutinano. E quindi cominciano a ribellarsi al re di Spagna. Si crea una situazione spaventosa, e questo comporta che il re sia costretto a concedere la Costituzione che era stata precedentemente la Costituzione di Napoleone, e nello stesso napoleonica, e nello stesso momento privato di molti suoi poteri, fino addirittura a venire arrestato dalle Cortes e portato via dal potere, no? Allontanato dal potere. Subito dopo cosa succede? Lo sappiamo, i moti insurrezionali del 20 in Spagna si diffondono nel sud Italia e quindi nel Regno delle Due Sicilie. E a quel punto lo stesso re delle Due Sicilie è costretto a concedere la Costituzione, anzi trova un escamotage dicendo che deve andare a chiedere ad altri sovrani se accettano questa idea che lui possa concedere la Costituzione. In realtà trova il modo di scappare, va su e si trova. E si fa trovare al congresso di Lubiana, dove c'è Metternich, no? Il grande statista austriaco che lo sta aspettando. In realtà il re di Napoli va a chiedere aiuto
E dice, io non so come fare, il mio regno è a ferro e fuoco, se lo stanno prendendo i cosiddetti liberali, sta succedendo di tutto, aiutatemi voi. E Metternich dice, va bene, noi ti aiutiamo, anche perché io ho tutto l'interesse a che questi moti si interrompano, perché rischiano di dilagare in tutta Europa e soprattutto ai danni delle nazioni in cui c'è un più grande dispotismo, come per esempio nell'impero. Quindi io ho tutto l'interesse a questo. Però cosa impariamo o insegniamo noi a scuola? Che a quel punto gli austriaci si incaricano di andare giù e liberare Napoli. Quello che non ci insegnano mai è che per farlo ci vogliono dei soldi. Perché l'aspetto dei soldi nella storia non si tocca mai. Perché la storia deve rimanere una favola. La principessa, il re, la regina, il cavaliere, il drago. Cioè, queste robe qua. Allora, cosa succede? Che Metternich dice, noi veniamo, ma siccome in questo momento le nostre casse sono un po' in difficoltà e comunque non ci sogneremmo di spendere un solo scellino per voi, noi veniamo giù, ma voi pagate tutto. Tu, re delle due Sicilie, paghi tutto. E ti dico anche un'altra cosa, un attimo che faccio una telefonatina, in realtà non fa una telefonata, ma scrive a chi? Scrive a Salomon Rothschild, uno dei fratelli più importanti in quel momento della famiglia, e dice, caro signor Salomon Rothschild, ha presente tutti gli interessi che abbiamo in comune, ha presente i prestiti anche personali che mi ha fatto, bene, io vorrei in qualche maniera restituire il favore e quindi io sarei dell'idea che lei venisse qui a parlare per poter stipulare, aprire un prestito nei confronti del re che quindi ci pagherà attraverso di lei. E lui dice, no, guardi, io ho da fare in questo momento, ho dei problemi, però ci mando il mio fratello più piccolo che si chiama Carl Rothschild, quello che veniva soprannominato il piccolo Rothschild, lo mando a Napoli e lui vedrà che risolverà la questione. Risultato, il re di Napoli viene costretto a pagare non solo tutta la traversata dell'Italia da parte dell'esercito asburgico fino a Napoli, ma poi una volta arrivati a Napoli, all'inizio del 1821, gli austriaci ci si trovano parecchio bene e quindi ci stanno fino al 1826 e in quei 5 anni Napoli continua a pagarli. E come li paga? Semplicemente prendendo i prestiti dal Rothschild e girandoli agli austriaci. Non li vede neanche passare i soldi, no? Ebbene, sapete che cosa accade? Che il primo prestito che viene stipulato dai Rothschild è proposto da Carl Rothschild a Napoli, è un prestito che prevede come garanzia, cioè vuol dire se non me li restituisci io mi prendo questo, ok? Se tu sei insolvente io mi prendo questo. Sapete cosa si prende in cambio di, qual è la garanzia che viene fissata? L'intero patrimonio demaniale dello Stato, cioè tutte le strade, tutti i ponti, tutti i terreni, tutto ciò che è dello Stato, del Regno delle Due Sicilie, come garanzia. Io non ho trovato come è andata a finire, non sono riuscito a capire come è andata a finire, ma siccome quel prestito non è stato restituito e hanno dovuto contrarne un altro per restituire il primo, qualche volta mi sveglio di notte e penso, di chi sono le strade siciliane o napoletane? Per carità, sarò un complottaro, però qualche dubbio ogni tanto mi viene. Detto questo, ho detto ancora nulla, arrivo. Che cosa succede? Succede che nel frattempo il re di Spagna è là nascosto, chiuso, catturato e arrestato, no? E imprigionato dai liberali spagnoli che stanno mettendo a ferro e fuoco la Spagna. La Francia dice basta, adesso andiamo là e gli facciamo il culo a sti qui e facciamo in modo che il re venga liberato e torni al potere, no? E quindi la Francia, con anche i piemontesi, Carlo Alberto, che con una delegazione militare vanno a attaccare la Spagna per liberare il re. Che cosa accade? Accade che Metternich viene a sapere una cosa incredibile. Viene a sapere, ripeto, lo statista, il ministro austriaco, viene a sapere che tutti i fratelli Rothschild stanno finanziando i grandi despoti europei, compreso l'imperatore austriaco, mentre c'è un Rothschild, cioè Nathan, quello inglese, quello a Londra, che sta finanziando i liberali spagnoli, cioè sta finanziando i ribelli spagnoli che lottano contro il re che invece è finanziato dagli altri fratelli. Il solito meccanismo, no? Per cui tutte e due le parti vengono sempre finanziate da casa Rothschild.
Metternich va su tutte le furie e dice: ma stiamo scherzando? Ma state dicendo che uno di voi sta finanziando quelli contro cui tutto il dispotismo europeo sta lottando, no? Ma voi siete matti. Allora Nathan fa una cosa, decide di rimediare al suo errore, in qualche modo facendosi scusare. E che cosa fa? Allora prima vi dico cosa dicono i libri di storia. I libri di storia dicono che a questo punto, durante lo scontro tra i francesi da una parte, gli spagnoli i ribelli spagnoli dall'altra, no? Per cercare di arrivare a una soluzione, nonostante la superiorità numerica dei francesi, gli spagnoli continuavano a vincere, poi a un certo punto succede che il re viene liberato dalle Cortes. Viene liberato e tutto si risolve, i francesi vincono, sul trono spagnolo torna Ferdinando VII e la faccenda è finita. C'è un piccolo particolare che non ci dicono. Che Nathan Rothschild, per farsi, non mi viene il termine, per farsi perdonare, grazie, per farsi perdonare dai fratelli e da Metternich, che è andato su tutte le furie, ha allungato qualche milione ai ribelli, li ha corrotti e ha chiesto loro di liberare il re in cambio dei soldi che lui gli ha fatto avere. Quindi qui siamo in un caso di corruzione spaventosa in cui un banchiere risolve la situazione dei moti rivoluzionari spagnoli e il re viene liberato di colpo e uno dice: come mai? Perché li ha corrotti tutti, li ha pagati con 2 milioni di scudi. Allora la questione è: se io mi trovo in classe e sto insegnando questa cosa e a un certo punto dico, e quindi il re poi a un certo punto venne liberato e tutto si risolse, è vero che mi trovo davanti sempre una marmaglia di gente che dorme e che non gliene frega una mazza di tutto quello che dico. Ma se c'è per caso uno sveglio, che è addirittura sveglio di testa, e non solo sveglio perché non sta dormendo in quel momento, il rischio che tiri sul dito e dica: scusi prof, ma perché l'hanno liberato? Cioè che è sta roba qua? C'è questo rischio. E sai come va a finire? Che tu insegnante ti senti una merda, perché dici: oddio, io non so cosa rispondere, non lo so. Allora ti arrampichi sugli specchi e dici: mi meraviglio di questa domanda, dovresti saperlo, non hai studiato. Oppure dici: guarda, non ho tempo di risponderti perché devo finire il programma. Oppure dici: non voglio che si facciano le domande dopo quando sono scappato. Ma in realtà non è colpa tua, non è colpa dell'insegnante che non sa, è che questa cosa non c'è scritta nei libri. Io non posso saperlo. Se non so, ma come si potrebbe sapere, signori? Ma vi rendete conto? Noi abbiamo sempre i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. In questo caso, in questa precisa scena, i buoni sono quelli che lottano per la libertà e la democrazia e che stanno cercando, no, di portare la libertà e la Costituzione in Spagna. Sono loro i buoni e hanno catturato il re, che è il cattivo. Allora cosa succede? Che i buoni si fanno corrompere. Oddio. Eh no, non funziona, allora la togliamo. Un po' come Lenin e Trotsky che vengono finanziati dai banchieri americani e tedeschi. Gli anticapitalisti, i comunisti, quelli che vanno su e tirano giù lo zar e fanno. E gli ha finanziati le banche. Ma che roba è? No, togliamo. Perché quelli sono i buoni in quel momento, mica. No, cioè, milioni di persone sono morte per difendere il comunismo, diavolo, e i partigiani dove li mettiamo? E se i partigiani avessero saputo che Lenin era stato finanziato da Rockefeller, io non so se avrebbero deciso di continuare la loro lotta. So se chiaro. Allora noi procediamo con queste caselline, buoni cattivi, vuol dire, semplifichiamo tutto, tagliamo dei pezzi. E poi sono tutti cavoli degli insegnanti in classe dover spiegare, no? Ricucire la storia cercando di inventarsela perché non si capisce come mai le cose vadano in un certo modo, no? Causa-effetto non esiste più, non ci sono causa-effetto. Ci sono narrazioni appiccicate con lo sputo, potrei farne migliaia di esempi, anche più inquietanti, e è chiaro che la storia vada, non dico riscritta, ma va integrata. Bisogna avere l'onestà intellettuale di aggiungere delle cose. E il problema è che aggiungendo quelle cose molti miti crolleranno, forse tutti. Grazie. Allora, ci sono domande? Ne possiamo prendere 3, mi hanno detto. Io
Io volevo sapere se lei ha conoscenza del fatto che la Repubblica Italiana è una società privata iscritta alla SEC, Security Exchange Commission americana, dal 39. Sì, sono a compresa conoscenza. La Regione Lombardia e tutte le istituzioni italiane. Sono a conoscenza, ma sono anche dell'idea che non sia come si dice. La SEC è la Consob americana e all'interno della SEC sono inserite tutti gli enti, tutte le società che hanno rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Tra questi ci sono le altre nazioni. L'Italia non è inserita all'interno della SEC come ente privato, è inserita come nazione con cui gli Stati Uniti hanno rapporti commerciali. E la stessa cosa avviene a moltissime altre nazioni, c'è cioè l'Irlanda, ci sono una marea enorme esatto. È soltanto un aspetto legato alle funzioni commerciali che esistono, le attività commerciali che esistono tra le varie nazioni e gli Stati Uniti. La deduzione che gira tantissimo in rete da decine di anni, secondo cui l'Italia sarebbe un SPA, è una forzatura che non ha nulla a che fare con la verità. E bisogna imparare a guardare bene le cose. Io le faccio un esempio. Uno dei siti che odio di più è bufale.net o queste cose qua, no? Come si chiama l'altro... Butac, queste robe qua, non mi piacciono. Non mi piacciono perché hanno un modo di fare molto scaltro. E cioè cosa fanno? Dicono, i complottisti hanno detto questo, ma è bolla, no? Falso, è completamente falso. E poi dopo spiegano, e normalmente spiegano tutt'altro. Cioè vanno a colpire cose di contorno, ma la sostanza non la smentiscono. In questo caso, invece, e in altri... casi, le cose che vengono spiegate sono convincenti. Io tutte le volte, nonostante io venga considerato un bieco complottaro, tutte le volte che, però dall'altra parte invece sono odiato perché non sono sufficientemente complottaro e quindi sono un traditore, ma io preferisco essere libero, tutte le volte che mi trovo imbatto in queste cose, la prima cosa che faccio è andare a leggere sti qui. Ecco, attenzione, perché noi rischiamo di fare una chiesa. Cioè, per sostenere che quelli là dicono tutte balle, parlo del cosiddetto, a me non piace molto questo termine, mainstream, o comunque della comunicazione, della narrazione ufficiale, allora noi, siccome abbiamo deciso che loro dicono tutte balle, allora vuol dire che dall'altra parte dicono tutta la verità. Invece noi dobbiamo stare attenti e mantenere il cervello sempre acceso, perché spesso le balle arrivano da tutte e due le parti. E spesso l'allarmismo è utilizzato da entrambe le parti. Da una parte ti dicono che stiamo morendo tutti per il Covid, che bisogna vaccinarci tutti perché moriremo tutti, e dall'altra parte ti dicono che ci sono già i container e finiremo tutti chiusi dentro i container perché non ci vacciniamo. Bisogna stare attenti, perché chi esercita questo tipo di informazione, ma io direi di disinformazione o deformazione, ci marcia sulla paura delle persone. E noi non dobbiamo prestarci a nessuna delle due, o delle tre, o delle cinque, o delle mille versioni, senza verificare di persona. Quindi, invece che chiudere gli occhi e dire io sento solo loro e non sento te, io consiglio di sentire tutti, e poi di andare a verificare anche su siti, diciamo, che stanno sulle palle, che magari direbbero, dicono spesso cose che non ci piacciono, perché quello che conta è arrivare a discernere, ad approfondire e a non credere troppo facilmente. Ecco, questo dico. Grazie. Qualcun altro? Buonasera, salve. Sì. Lei stava dicendo prima che bisogna riscrivere la storia e bisogna riscrivere forse anche la storia italiana dell'Unità d'Italia. Volevo chiederle se lei conosceva appunto il libro di Pino Aprile Terroni e appunto sull'Unità d'Italia, Garibaldi e quindi i Rothschild e come appunto si è formata la nostra nazione, che cosa ne pensa? Non ho letto specificatamente questo libro, ma ho abbastanza presente, credo, il contesto in generale neoborbonico, comunque di rivisitazione di quel periodo in chiave
un pochino più critica nei confronti dei Savoia e di quello che il Piemonte ha fatto al sud, giusto? E anche della spedizione dei Mille, certo. Perché appunto è accostata con due navi che sono sbarcate contestualmente, due navi inglesi durante lo sbarco dei Mille. E fondamentalmente appunto tutto il discorso di Garibaldi, che con 1.000 persone, con 1.000 uomini non poteva, ecco, sì. Creare, fare un granché. Guardi, ecco. A questo aspetto, a questo tema, io dedico un paio, se non tre, di capitoli del nuovo libro sui Rothschild, specificatamente su Garibaldi e su questa questione. Le posso dire che molti dei libri che ho con cui ho avuto a che fare di questo orientamento sono spesso gonfiati. E anche lì non completamente attendibili. Bisogna stare attenti, perché se uno storico, faccio un esempio, si definisce uno storico di sinistra, non è uno storico. Se uno storico si definisce uno storico cattolico, non è uno storico. Se uno storico si definisce uno storico neoborbonico, non è uno storico. Lo storico deve riuscire a resistere alla tentazione di farsi tirare per la giacchetta da chiunque. Io stesso ho delle preferenze, perché le abbiamo tutti, ho un orientamento politico, anche se essendo anarchico in realtà non sto da nessuna parte, ho un orientamento, ho delle mie convinzioni da un punto di vista di quello che riguarda, per esempio, Dio o la religione, e quindi ho la tentazione, quando scrivo, di tirare l'acqua al mio mulino. La lotta più grande che deve fare uno studioso, se io sono all'altezza di questa definizione, è di lottare contro se stesso. È la prima cosa, la lotta più importante è contro di te. Cioè, quando vedi, oh Pietro, attenzione che qui stai cercando di tirare... No, caro, no. Tu attieniti a quello che leggi. Allora, invece spesso sia una certa narrazione, come quella che ne so rispetto a questo aspetto di Barbero, che è assolutamente filopiemontese, diciamo così da questo punto di vista, e sia l'altra narrazione dall'altra parte, neoborbonica, hanno spesso dei vizi. Da una parte i piemontesi sono solo stati una sciagura, hanno fatto le cose terribili, dall'altra mi fa morire da ridere quando Barbero dice che ne so, il forte di Fenestrelle, tutta quella famosa questione di il lager, no? In cui sono morte migliaia di vite, di migliaia di soldati borbonici, e lui dice, mi dispiace, ma purtroppo io ho controllato negli archivi di Torino e non c'è nessuna prova di questo, di questo eccidio, di questo massacro, ci sarebbe da rispondergli, ma adesso sto per toccare, attenzione, un tasto terrificante. Ci sarebbe da rispondergli, potresti per cortesia trovarmi gli archivi di tutti quelli che sono stati massacrati nei campi di concentramento nazisti? Perché il problema qual è? Che normalmente di fronte a questi massacri la prima cosa che si fa è non lasciare nessun documento. Infatti noi non abbiamo elenchi da quel punto di vista. E che cosa accade? Che rispetto al massacro dell'Olocausto si è dato il via a un paradigma storiografico che non è mai stato utilizzato prima. E cioè ci si è basati sulle testimonianze verbali. Sulle prove testimoniali, ecco, da Norimberga in poi, e si è ricostruita quella cosa, quella fase, soltanto sulla base delle testimonianze di chi è sopravvissuto. Non è mai stato così, perché per tutti gli altri fatti storici ci si basa sui documenti, ma lì non c'erano documenti. E perché non c'erano? Perché gli storici dicono che i nazisti li hanno fatti sparire. Ok. E allora perché non può valere la stessa cosa anche di là? E non puoi dirmi che allora forse i documenti anche lì non ci sono, perché chi ha massacrato i borbonici li ha fatti sparire? No, lì succede che due pesi e due misure, no? Quindi questi libri ben vengano, sono assolutamente stimolanti perché spingono a cercare, eccetera. Occhio che spesso ognuno tira l'acqua al suo mulino. Assolutamente.
In quel libro c'è tutto questo discorso. Però per quanto riguarda per esempio la spedizione dei 1000 abbiamo delle prove, tra l'altro non molto numerose, no? Relativamente a finanziamenti ricevuti da Garibaldi da parte della massoneria scozzese. E io dedico una parte del libro al peso che gli inglesi hanno avuto in Sicilia, e non solo gli inglesi come militari, che quindi con le loro navi, come si può dire, assistono all'arrivo dei 1000 e li proteggono. E questo è risaputo perché lo stesso Garibaldi nelle memorie lo dice, ma anche e soprattutto rispetto all'imprenditoria inglese, che già dalla fine del Settecento si era infiltrata in Sicilia, acquisendo un forte potere economico-finanziario e stringendo fortissime alleanze con la nascente mafia. E anche da quel lato il mio libro propone una ipotesi rispetto all'effettiva nascita della mafia, cosa l'ha prodotta effettivamente. E questa cosa ha a che fare con il nord e con ciò che è accaduto. Quindi tutte queste risposte ci sono, anche se dal mio punto di vista, ripeto, bisogna però cercare il più possibile di mantenerci legati ai fatti. Io sono genovese, quindi non me ne sbatte una mazza né dei torinesi né dei napoletani, e posso essere assolutamente imparziale. Un napoletano c'è il rischio che in qualche modo si faccia prendere, o un torinese pure, no? Non so se mi spiego. Un'altra domanda laggiù. Buonasera professore, sono contento di averla conosciuto stasera, ho imparato tante Anch'io, cose. Grazie. Una cosa che io proprio mi domando, proprio non ci capisco più niente, ma questa maledetta guerra che c'è in Ucraina, chi è che la sovvenziona? Perché secondo il mio modesto parere, io non ci capisco niente. Chi ha ragione? Putin? L'Europa? Chi ci sta dietro? Perché mi sembra che ci sia un gioco che a tutti gli sta bene questa guerra, quando sappiamo che le guerre fanno tutte schifo. Volevo sapere il suo parere. Chi è che sovvenziona questa guerra qui in Ucraina? Grazie, allora, buonasera. La ringrazio molto. Guardi, io... io posso dire che faccio la mia professione di ignoranza esattamente come lei, e quindi ribalto la domanda. Ci sono molti che hanno certezze, io non ne ho. E guardi, tanto più si va indietro nel tempo, tanto più è possibile trovare dei documenti e quindi ipotizzare delle cose. Quando si ha a che fare col presente è molto difficile, e io diffido di chiunque ha le idee chiare del presente. Perché il presente è in fieri e non abbiamo ancora dei dati per poterlo studiare. Quindi non possiamo prendere posizione. È stato diffuso nel corso dei mesi precedenti, è diffusa la notizia da tutte le parti che i Rothschild avessero finanziato, volessero la guerra e avessero chiesto proprio la guerra in Ucraina. Ma andando a verificare si dimostra chiaramente che quello che è stato detto è falso, e che la lettera di un Rothschild che è stata divulgata è una lettera che non ha nessun fondamento e che non insomma, come si può dire, non c'è un dato che possa ricondurla a qualcosa di reale. Senz'altro, e io credo di essere stato uno dei primi ad averlo fatto, non si può non considerare le ragioni, non si possono non considerare le ragioni di Putin rispetto a questo accerchiamento della NATO, a questo tradimento di un patto che è stato stipulato nel 1990 e che prevedeva proprio che in cambio del riconoscimento da parte della Russia della annessione alla NATO sia della Germania Ovest ma sia anche della Germania Est, e quindi questo passaggio della Germania Est dall'alleanza con la Russia, no, il patto di Varsavia, alla NATO dovesse essere accettato, ma in cambio Gorbaciov aveva chiesto, tramite il suo
collaboratore e braccio destro Shevardnadze aveva chiesto in cambio appunto che qualsiasi annessione a est, cioè da lì in avanti verso est, a parte della NATO, si interrompesse definitivamente. Gli americani hanno atteso qualche anno e poi hanno ricominciato a prendersi tutto quello che c'era intorno. Quindi lo sappiamo, lo abbiamo detto subito. Detto questo, signori, mi spiace essere scomodo anche stavolta, ma vi dico il mio parere, un conto è andare a tutelare gli interessi e le istanze delle popolazioni del Donbass che sono filorusse, sono di fatto russe anche di lingua e che sono state massacrate perché cercavano di spostarsi dall'altra parte, no? E di staccarsi dall'Ucraina. Io accetto che ci possa essere un coinvolgimento da parte della Russia per cercare di tutelare gli interessi di queste popolazioni, ok? Un conto è andare oltre e invadere l'Ucraina. Perché a quel punto tu stai invadendo uno Stato sovrano e stai arrivando a mettere in serissimo rischio e pericolo un continente come l'Europa, da un punto di vista economico. Questo significa che, siccome non sei uno sprovveduto e Putin non lo è, e perdonatemi ma io sarò un po' cinico, ma chiunque a quei vertici c'è arrivato perché ha ammanigliamenti, conoscenze, potere, e quindi non stiamo, io di santi là non ne ho mai visti, non ho mai creduto in Trump che ci avrebbe salvato, non credo in Putin che ci salverà, lo dico chiaramente, ma se sei a quel punto e ti presti a questo e porti avanti questa roba e non la finisci, il rischio che tu faccia parte della cricca, visto che questa roba sta portandoci a quello che qualcuno, che qualche complottaro definisce il grande reset, sembra che ci si stia arrivando attraverso questa roba, allora se sei uno dall'altra parte ti fermi. Se vai avanti, io che sono un ignorante, non capisco niente, mi faccio venire il dubbio che forse tu faccia parte del gioco e che non sia dalla parte dei buoni, anche perché io la parte dei buoni non saprei proprio dove trovarla. Ecco, questo è quello che penso rispetto alla questione. Noi ci dimentichiamo che la Crimea è stata annessa dai russi, no? Che l'hanno considerata definitivamente russa, e questo ha portato l'Ucraina a staccarsi dalla Crimea, logicamente, sdegnosamente, e poi cercare di boicottare questo passaggio. Ma attenzione, quello che non ci hanno detto è che dal 2014 alla Crimea è stato chiuso il rubinetto dell'acqua. Perché le forniture idriche per la Crimea partivano dall'Ucraina. Nel momento in cui i russi si sono annessi l'Ucraina, nel momento in cui i russi si sono annessi la Crimea, gli ucraini hanno detto col cacchio che continuiamo a darvi l'acqua. Siete russi? L'acqua fatevela dare dai russi. E i russi sono arrivati là e hanno cominciato a scavare come dei pazzi e non ce l'hanno fatta. La Crimea vive, ha vissuto un'emergenza idrica senza precedenti, sbalorditiva. Dal 2014 a febbraio di quest'anno, quando è iniziata la guerra, un'esperienza devastante di cui i giornali non hanno parlato. Oggi, 2 mesi fa, attraverso questa guerra, i russi sono arrivati fino al rubinetto, alla città da cui l'Ucraina, no, dava acqua alla Crimea, hanno riaperto e adesso la Crimea ha l'acqua. Ecco, per dire, no, che queste dinamiche sono molto più complicate, anche i russi nel momento in cui fanno una cosa di questo genere si rendono conto poi di quale problema generano rispetto a una zona così vasta che di colpo si trova senza acqua. Ecco, le dinamiche di potere dimenticano sempre le persone. E quindi io in questa gente non vedo la bontà. Non ce la faccio a vederla in nessuno. Insomma. Bene. Allora, i due principali finanziatori della campagna elettorale di Trump sono stati Jacob Rothschild
I Mellon, il principale esponente dei Mellon, non mi ricordo il nome in questo momento, cioè le due famiglie più potenti, o tra le principali famiglie, tra quelle più potenti al mondo, che in America hanno imperi giganteschi. Stiamo quindi dicendo chiaramente che Trump, nonostante tutta la narrativa, la narrazione che è stata fatta, era finanziato direttamente dai Rothschild e dai Mellon, che sono ormai dalla fine degli anni 60 del Novecento alleati. Dall'altra parte è evidente che si dà Biden come uno dei poteri forti e finanziato dai poteri forti. Io non credo che siano, che queste due parti siano la stessa medaglia o il rovescio della medaglia. Io penso che chiunque arrivi al potere faccia parte di quella medaglia. Cioè nel senso che chiunque arriva a gestire un potere come quello che gestisce un presidente degli Stati Uniti, o ha ammanigliamenti in quel tipo di famiglie, oppure lì non ci arriva minimamente. Nulla accade senza il consenso di questi signori. Ma chiunque. Chiunque, e non solo i Rothschild, attenzione, perché i Rothschild è vero che sono stati soprattutto influenti nell'Ottocento, lo sono ancora molto, ma non è più una questione di una famiglia o l'altra. Dalla fine degli anni 60 del Novecento tutte le grandi famiglie si sono riunite attorno a un tavolo, è una cosa che spiego nel Rockefeller e Warburg, e da lì in avanti hanno capito che era finita l'epoca delle lotte fra di loro, che dovevano spartirsi la torta, si sono spartite tutte le grandi multinazionali, hanno tutto tutti, loro sono la cupola. Loro gestiscono tutto il potere economico, finanziario e politico del mondo. E lo fanno non come singola famiglia, ma come detentori di parti di immensi pacchetti azionari di tutte le grandi industrie. A loro non sfugge niente, non sfuggirà mai niente. Quindi noi non possiamo pensare che si possa creare un movimento che risolva le cose. Io l'ho fatto molte volte questo esempio e lo rifaccio. Se noi volessimo effettivamente cambiare le cose avremmo gli strumenti, e secondo me non sono quelli della politica. Voi avete visto quello che è successo quando Facebook è andato in down quest'inverno e in mezza giornata in cui non ha funzionato ha perso Zuckerberg ha perso 7 miliardi e mezzo di dollari in mezza giornata di non funzionamento di Facebook. Allora io vi dico, se noi volessimo veramente liberarci di questa gente basterebbe non andare al lavoro per una settimana tutti, e crollerebbe tutto, non c'è bisogno di partiti, di movimenti, di leggi, tutto, in una settimana falliscono, finisce tutto, ma davvero, non sto scherzando, è un po' come mettersi tutti in quarantena e il virus muore, cioè tu di colpo lasci perdere, ma bisognerebbe farlo tutti o comunque farlo in tanti. In Italia ci sono quanti milioni di dissidenti, di non 10 milioni, non lo so, 15 milioni, pensate a 10-15 milioni di persone che smettono di lavorare. Allora, nel momento in cui tu hai questo coraggio, li uccidi, perché hanno da pagare creditori, clienti, c'è tutto un indotto, c'è una roba enorme per cui non ti puoi fermare un minuto perché fallisci. Figurarsi lasciarli a secco per una settimana, è finito tutto in una settimana. Grazie. Chiudiamo. Ah. Morgan, assolutamente, sì. Mi stanno sgridando tutte e due, mi stanno insultando, scusate, dicendo che dobbiamo chiudere. Scusa, cioè ci chiudono dentro da quello che ho capito, e quindi... Ma sì, ma chi se ne frega. Passeremo la notte insieme. Se facciamo mezzanotte, va benissimo. Grazie, e naturalmente grazie. Prima di lasciare la parola a Luigi, volevo ringraziarvi per questa grandissima attenzione. Se volete, naturalmente in questo senso abbiamo parlato prima di informazione libera, per quello che mi riguarda insomma cerco di portarla avanti attraverso il mio canale, il mio sito che si chiamano Fabbrica della Comunicazione, dove ci sono anche i contributi pregevoli del professor Pietro Aratto e di molti altri. Grazie da parte mia. L'ultima cosa, visto che
Credo sia stato di interesse di tutti, sicuramente chiederò di nuovo di ripeterlo, prossimamente anche con l'occasione del nuovo lavoro che uscirà, dicevi, a settembre, giusto? Quindi ci sarà un'altra sicuramente occasione anche per fare appunto altre domande. E quindi vi ringrazio tutti e colgo anche l'occasione per dirvi che l'8 luglio ci sarà in quest'aula un evento sullo scambio politico-mafioso. Grazie.